Ciao a tutti, buonasera a tutti, benvenuti a questa live aspettando i Golden Globes 2021. Noi siamo un gruppo di ragazzi appassionati di cinema, molti di voi ci conoscono già e da questo portale Fage Network ci occupiamo di cinema, serie TV. Tanto aspettiamo che si colleghi un po' di persone. Ragazzi, io vi saluto a tutti, vi ringrazio per essere intervenuti a questa live. Faccio grazie per il compenso. Buonasera a tutti, ragazzi. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Sera. Sera a tutti. Allora. Ok. Allora, io inizierei ad andare subito al sodo. Mi rendo conto che in questo periodo vedere tutti i film candidati ai Golden Globe è impossibile, perché poi alcuni sono solo in inglese sottotitolati, altri ancora devono uscire in Italia. La fortuna del momento è che la maggior parte è in streaming, quindi c'è la possibilità in ogni caso di vederli. Valerio Perrone, ricordiamo un attimo dove si potrà seguire la premiazione prima di scendere nel dettaglio. Allora, sì, buonasera di nuovo. Possiamo vedere la premiazione streaming su Sky Atlantic o su Sky DG24, che è anche gratuito per chi non ha Sky. Sul canale digitale si può tranquillamente trovare. E altrimenti su Now TV in streaming, in abbonamento però, perché Now TV è un abbonamento. Purtroppo non si trova in streaming, magari su altri canali, però diciamo che in chiaro su Sky DG24 si può seguire tranquillamente dalle 2 del mattino di questa notte fino alle 5 a cerimonia conclusa. E niente, abbiamo diverse categorie quest'anno e vediamo bene nel dettaglio poi più avanti, che dici? O possiamo introdurre i film, aspettiamo un po' che voi pensate. Se per voi va bene, io direi di partire e poi ognuno magari parla di quello che ha visto o commenta secondo lui quale potrebbe essere, in base anche a quelli che ha visto, quale potrebbe essere il vincitore. E partirei subito dalla ciccia. Dalla cosa importante. Con il miglior film drammatico, così non ci perdiamo in troppe chiacchiere. Allora, ricordiamo la lista. Nomadland, Mank, The Father, Promising Young Woman, Una donna promettente e Il processo ai Chicago 7. Allora, sì, intanto la prima cosa che balza agli occhi direi che sia Il processo ai Chicago 7 che Mank sono già di Netflix, quindi già così abbiamo proprio toccato già il punto importante di tutta la premiazione, che Netflix farà proprio parte principale della premiazione, perché con tanti film è presente alle nomination. E devo dire che tra questi, non lo so, quest'anno è difficile, anche se già con Mank potremmo trovare un grande possibile vincitore. Non so se la pensate uguale. Beh, diciamo, dico solo che l'anno scorso ha vinto 1917, però gli Oscar vinse Parasite. Sì. Già. Quindi è relativo, Però per esempio, dico, i miei, il processo a Chicago 7 sinceramente tratta di un argomento forte e storia vera e diritti umani. Quest'anno c'è stata la questione Black Lives Matter, c'è stato tutto il discorso dei diritti delle persone di colore, ma in generale tratta di questo processo, di questa vicenda realmente accaduta a Chicago e di questo giudice. Poi non vorrei fare spoiler, però sinceramente è un mix di cast e storia che potrebbe dire la sua. Mi ricorda un po' altre possibilità, sì. E poi, secondo me è molto tecnico, come
come film, nel senso che poi spiccano i vari attori, cioè mi pare l'attore che ha fatto Borat, no? Che non ricordo mai il nome. Sacha Baron Cohen, sì. Esatto. Ah, Baron Cohen, sì. No, ma alla fine come film scorre, scorre bene, nel senso che, per esempio, uno che scorre poco, però secondo me è un gran bel film, è Nomadland, è molto, molto francese come film, in realtà. Ah, ok, non lo, devo recuperarlo, chi l'ha visto? Sì, non l'ho visto nemmeno io. No, no, ma non vince al botteghino, che se i cinema fossero stati aperti... probabilmente non faceva un euro. No, infatti, Nomadland l'ho visto, bello, ha tante candidature, è particolare, una storia molto particolare, qualcosa potrebbe aggiudicarselo, ma non credo miglior film drammatico, però può dire la sua, non lo so. Nel senso che comunque non mi è dispiaciuta la storia, non mi è dispiaciuta la regia, lo vedo più sulla regia. Max, tu l'hai già visto Nomadland? No, Nomadland devo ancora vederlo, ma si trova su qualche piattaforma. E poi no, tra l'altro su Amazon, no. Mi sembra no, ancora no, io l'ho visto sottotitolato e... Pure io, sì, pure io. Sì, ma c'è una bellissima fotografia, ma è molto lento, proprio si fa fatica. Cioè, nel senso che, ecco, per esempio il cinema manca per quello, almeno per me, no? Manca proprio per il fatto di riuscire a concentrare. Esatto, bravo. La concentrazione. Ma più che altro ho notato che con il lockdown, con tutta questa situazione, anche a livello di doppiaggio italiano, molte serie e film non sono stati doppiati. Infatti non si riescono a reperire molti film in italiano, solo tramite sottotitoli. Pure questo è diventato un problema ultimamente. Sì, è vero, è vero. Tanti non ci sono, tanti neanche hanno i sottotitoli. No, esatto. Sottotitoli in inglese, cioè, purtroppo il fatto di questa situazione è diventato veramente estenuante, soprattutto per chi ama magari il cinema, non andare in sala è veramente... Esatto, veramente sì. Pesante, mamma mia. Quindi dicevamo, per Nomadland, spicca, sembra poi che Frances McDormand l'ha fatto proprio un lavorone. Se non sbaglio ha vinto pure il Leone d'Oro Venezia, sbaglio? Quindi... Sì, che poi questa cosa di Venezia, l'interpretazione sua bravissima, pensavo invece a Venezia avesse vinto Vanessa Kirby, invece no. No, con, no, vinto lei. Sì, no, stavo ricontrollando. Perché poi è anche relativo, no? L'anno scorso vinse tantissimi premi, Joker e poi invece... Oh, vabbè, sì, infatti si è rivelato solo, diciamo, solo. La grandissima prestazione di Phoenix comunque ha fatto la differenza. Sì, sì, sì. È proprio stato... Cioè, il film è bello solo per lui, praticamente. È clamoroso, là è clamoroso, veramente. Sì, infatti tiene in piedi tutto il film. Questo film qua, questo qua, no? Nomadland... È comunque girato da una regista, mi pare giapponese, sì, che è il suo secondo film, se non sbaglio, lungometraggio di successo. Sì. Quindi è strano. Mi sembra forse cinese. Cinese? Ecco. Mi sembra di sì. Non so Zaho. Se origini cinese no, Zaho. O proprio cinese, mi sembra. Sì, è di Pechino proprio. Ah, di Pechino. Ah, proprio, quindi cinese, sì. Cinese. Beh, proprio. Regia secondo me può accaparrarsi la regia a sto film. Secondo me pure, esatto. La regia... Bisogna recuperarlo allora. No, in realtà la mostra di Venezia, allora, ha vinto come miglior film questo. Ah, ok, no, miglior attrice, ho sbagliato io, sì. Leone d'Oro al miglior film, no, Madland. Ok. Ma lei ha vinto come miglior No, Coppa Volpi per migliore interpretazione femminile, Vanessa Kirby, Pieces of a Woman. Vabbè, bravissima lo stesso, veramente bravissima lo stesso, sì.
Sì, direi di andare. Allora, facciamo una cosa. Vai. Andiamo film rimaniamo per sul film. Tema drammatico, direi anche. Sì, no? Sì. Diciamo che c'è da parlare. Manc. Non so se. Andiamo, se andiamo da... film per film e commentiamo. Sì, facciamo così, film. Sì, facciamo così. Chi ha visto Mac? Avete visto tutti? O dovete recuperarlo? No, io devo recuperarlo. No, io l'ho visto, però non mi ha entusiasmato, sinceramente. No. Non lo so, l'ho trovato un po'. L'inizio, secondo me, inizia pure bene. Poi dopo, non lo so, a metà film mi ha annoiato, devo essere sincero, nel senso entra nel tecnico, non... Beh, parecchio, cita parecchio comunque, si rifà parecchio a Quarto Potere, sì, infatti, cioè, forse pure un po' per quello, proprio lo stile, come hanno impostato, poi Fincher, il film, è un po', sì, non è facile da seguire in realtà, però mi è piaciuto parecchio Gary Oldman, è stato bravo pure lui. Non lo so, pure Mank potrebbe dire la sua fotografia, tanta roba, perché comunque gioca con questo bianco e nero. Sì, forse quella. Sì, sì. Quella... Diciamo, si parlava? Tecnicamente è un torrente bene. Cioè, all'inizio entri proprio nell'atmosfera, no? Cioè, quando ho visto Quarto Potere, comunque mi dava quell'impressione lì, no? Quella cosa che è un po' più opaco... bianco e nero, no. Così, contrasti particolari, quindi all'inizio infatti sono concorde con Simone quando dice che all'inizio me l'aveva preso, comunque tecnicamente era preciso, poi dopo è vero, c'è un ritmo molto basso, pure a me, sì, non mi ha preso tantissimo, mi ha annoiato, a volte mi capita che questi film li rivedo, e magari sono più preparato anch'io alla visione e magari riesco a cogliere alcune cose in più. E poi sì, secondo me è vero. Secondo me ha bisogno più di una visione per cogliere tutte le citazioni che ha messo Fincher nel film riguardo Quarto Potere, perché è proprio un omaggio proprio allo sceneggiatore di Quarto Potere. Cioè, veramente un gran lavoro, secondo me, ha fatto. Diciamo... ai Golden Globe non ci sono i premi tecnici che poi troviamo agli Oscar, però anche secondo me potrebbe vincerne la scenografia, ragazzi, la ricostruzione, no, della Hollywood, di come si facevano i film in quegli anni, potrebbe essere una chiave. Sì, scenografia se lo potrebbe aggiudicare agli Oscar. Sì, è vero. Ricordo pure l'anno scorso, che non era in bianco e nero, ma c'era una volta Hollywood, comunque ricreare la scenografia e ricreare il modo di fare film, comunque questa cosa piace e viene premiata il più delle volte. Io ho adorato i film in bianco e nero, ultimamente mi sto riappassionando ai film in bianco e nero e li sto riscoprendo, è piacere. Belli, sì, concordo, su questo concordo, perché recentemente ho recuperato parecchi film di quegli anni e devo dire che riscopri comunque quel piacere di vedere la differenza, come stava faceva il cinema prima e lì vedi il lavoro diverso, okay. Delle luci. Le luci. Sì, ma è molto via. Molte volte è più difficile girare in bianco e nero che no? Vero, che, vero. E poi quello che trovi molte volte dici, Madonna, ma sto film è attuale. Proprio, guarda, parlando del bianco e nero, infatti, stavo leggendo una cosa sulla serie di WandaVision. I primi episodi sono stati girati tutti in bianco e nero e hanno dovuto usare tutta una serie di colori proprio perché per far vedere un bianco e nero reale. Esatto. È vero, sì. Anche c'è, tutto, cosa, vero. C'è tutto uno studio dietro anche ormai nel far film in bianco e nero, che se uno ci pensa magari dici fai il film in bianco e nero ed eccolo lì, invece no, devi studiare tutti i colori, i vestiti dei personaggi, tutta l'ambientazione. È carino, non è vero, è più complicato farlo in bianco e nero che... esatto. No, guarda, ottima. Diciamo che per Monk pure la sceneggiatura potrebbe essere un punto a favore, che è dedicata al padre di Fincher.
e Jack Fincher. Vero. Sì. Questa è vero, non la sapevo. Sì, perché l'ha scritta, poi lasciata lì, tant'è vero che pure il fatto del disaccordo tra Mankiewicz e, diciamo, il regista del Quarto Potere, Wells, è un po', diciamo, non è stato realmente così, ma diciamo, il padre era un articolo tratto da, e il film è tratto da quell'articolo che poi era stato smentito proprio da Wells. E, vabbè, è una cosa interessante che potrebbe, ecco, dare un po' più di curiosità al film. A me di questo film mi ha molto colpito questo Gary Oldman per tutte le stagioni, cioè, veramente, è fa tutto, trasforma tutto. Lo ricordo in Churchill, che ha vinto l'Oscar, è stato pazzesco, ma anche come lui si adatta a fare ruoli così diversi e comunque tiene bene il film, è molto incentrato sul carattere di questo personaggio. Mi è piaciuta anche lei, la ragazza, diciamo l'attrice, sì. Devo sì, un attimo riprendere il nome, però sì, l'attrice del film, mentre che stava girando, Amanda Seyfried, e bravo, esatto, era perfetta per un personaggio di quegli anni, non lo so, mi è sembrata proprio l'icona degli anni sì, vero, la classica, sì, sì, vero, vero, la scocciatura, dal viso, poi, no? Bravo, sì, Seba, sì. Proprio l'hanno presa perfetta proprio, il cast è eccezionale, sì, sì, la scelta del cast... C'è quel fotogramma dentro la macchina di lei, non so, sarà pure il gioco di luci, è stata la perfezione nel mostrarla con quella luce sul volto, sul viso, ha messo pure un po' di soggezione, nel senso sembra la scena del Psycho, per quanto era costruita bene. Brava, bravissima pure lei. Sì, concordo. Passiamo quindi a The Father, ma The Father non so, io non sono riuscito a reperirlo nemmeno in nessun luogo. L'ho provato a cercare anche io, però non si trova, cioè si trova magari in inglese sicuramente, però senza appunto sottotitoli, senza nulla proprio. No nemmeno Father, io, no. Credo debba uscire ancora, film con Anthony Hopkins e Olivia Colman, due big, arriva... Ma già la cast, potrebbe veramente spaccare secondo me, Ah, sì, Ma poi mi pare che la regia è sua, no? Giusto? Anche la regia è di Anthony Hopkins. No, la regista è Zeller. Scusate, ho letto male. Niente. Ok. E che... leggo che esce il 26, che è uscito il 26, in alcune proiezioni mirate in sale drive-in di New York e Los Angeles. No, quindi noi lo vedremo aprile probabilmente. Dal 26 marzo on demand. Ah, meno male. Okay. On demand. Prima degli Oscar ce la facciamo, dai. Sarebbe dovuto uscire nel 2020, ma a causa del coronavirus è stato rinviato il lancio. Anthony Hopkins ormai siamo abituati quasi tutti gli anni, ma pure lei c'ha qualche candidatura quasi tutti gli anni con qualche film o serie TV. Beh, lei io Olivia Colman l'ho conosciuta per The Crown, non la conoscevo, sinceramente. Da quello che ho capito, mi sembra che è un film sull'Alzheimer, giusto? Sì, sembra che Anthony Hopkins... abbastanza forte come argomento, allora. Dovrebbero loro fare, sì, padre e figlia, più o meno, quello che ho capito. Poi, non lo so se... Vedremo, bisogna... Se si regge su loro due, potrebbe essere un bel film. Bel film, sì, apposta. La curiosità c'è, vediamo. E quindi niente, direttamente alla sorpresa delle nomination, perché non era stato considerato. Promising Young Woman, Your Woman. Beh, pazzesco, questo io l'ho scaricato, l'ho visto. No, l'abbiamo visto.
Mi è capitato così. In camera mia lo proiettavano, ho detto vabbè, me lo vedo. Ho chiamato qui il tir del camion che mi ha lasciato qui davanti casa questo bellissimo film che mi ha stupito perché comunque tratta un argomento particolare che è lo stupro, violenza sulle donne e c'è questa attrice che ho scoperto che non conoscevo, la protagonista del film che fa una parte pazzesca, è una vendetta di una donna nei confronti di una sua ex compagna di classe che è stata stuprata al liceo e che è stata anche filmata questa cosa. E quindi durante i successivi anni il colpevole l'ha fatta franca e ci sono bellissimi spunti di riflessione pure attuali. Ma un finale che ho trovato molto tarantiniano. Sì, un po'. Cioè, infatti, si può dire, sì. È un finale alla tarantina. Mi ha stupito perché per alcuni versi mi ha ricordato Parasite dell'anno scorso. Grazie. Sì, dai. Diciamo, allora io, sì, a grandi linee. Allora io non l'ho visto. Ma appunto quindi dite che Tarantino, che è un appassionato di revenge movie, gli è piaciuto sicuramente a lui. Bravo. Oddio, gli ultimi 10-15 minuti, dai. Ok. Sì, di revenge movie, bravo. No, io mi ricordo che lui gli piaceva moltissimo quei film... mi sembra qualche film giapponese, cioè lui se li va tutti a trovare quelli delle vendette perché gli piacciono un sacco, no? Sì, e... i film italiani serie B e quelli giapponesi è un... Sì, infatti, solo lui li conosce, solo lui ce l'ha. No, però infatti questo film mi incuriosiva, lo volevo vedere ma ancora non sono riuscito a vederlo perché non ho io come te vario che l'hanno proiettato in camera fortunatamente. È vero, quindi, infatti, è uno dei pochi fortunati, diciamo. E sinceramente è uno degli argomenti che mancava, vero, sì. Anche violenza domestica, comunque è un argomento forte e la produttrice, vale, ricordiamo, è Margot Robbie. Prodotto da Margot Robbie, devo dire che cioè, si vede pure secondo me una mano delle similitudini. Cioè, non so se avete visto Birds of Prey, ma la protagonista in alcuni punti ha proprio gli atteggiamenti di Margot Robbie nei panni di Harley Quinn, è clamoroso, è venuto subito in mente. Veramente cercate questo film, Una donna promettente, l'immagine iconica è di lei, che è una delle ultime scene, con i capelli colorati, vestita da infermiera. E quando me l'ha fatto notare Valerio, ho visto proprio la similitudine con Birds of Prey e lì si vede anche la mano di Margot Robbie che sono veramente accanito di Margot Robbie. Ma veramente, che a livello degli altri comunque non ho capito Seba. Dite che a livello degli altri comunque non l'ho visto, dai, l'argomento trattato secondo me, guarda, l'argomento trattato è l'argomento. Sì, la sceneggiatura sinceramente, sceneggiatura originale, questa ti posso dire che secondo me la sceneggiatura potrebbe prendersela, fermo restando che tranquillamente può correre per miglior film, però certo forse sceneggiatura. E dai, un po' la regia è stata una bella regia, però niente di straordinario, insomma. Sì, Processo di Chicago 7, andiamo avanti. E boh, vabbè, abbiamo parlato già abbastanza prima, all'inizio. Vai, Vale. L'anno scorso, vi ricordate chi vinse sceneggiatura? Parasite, no. No, sceneggiatura l'ha vinta Jojo Rabbit. Jojo Rabbit. Ah, come no, vero. Tutta meritata, secondo me. Tutta meritatissima proprio. Allora potrebbe. Sì, quindi questo, dai, è su quello stile. Questo, è un po' scherzoso su un argomento che
comunque... anche sull'argomento crudo, trattato poi alla fine in un modo anche comico. Vero, vero. Eh sì, ecco, si può fare una similitudine con Jojo Rabbit, parecchio. Parecchio. Apposta, dico, la sceneggiatura. Vero, vero. E vabbè, ho detto, quindi, Processo Chicago 7, abbiamo, volete aggiungere bello. Altro? Avete visto, abbiamo detto, no? Sì. No, beh, io non, diciamo... io non l'ho visto, devo recuperarlo. Ah, ok, ok. Dico l'ultima cosa sul Processo Chicago 7. Scusa, poi ti lascio la parola. E, secondo me per il cast insieme potrebbe vincere. Mi ricorda... un altro film che ha vinto diversi anni fa, che aveva un gran cast. Sì, sì, non Grand Hotel Budapest, adesso non mi viene il titolo, con Michael Keaton. Birdman. Esatto. Vabbè. Sì, ma diciamo per il cast assemblato bene. Però anche la storia vera. Cioè, vabbè, però ci hanno speso, Sì, vabbè, assolutamente. Poi c'è sempre questa cosa di Netflix. L'unica incognita, infatti, se ci pensate, è: premieranno Netflix con questi premi cicciotti? Ma io penso che ormai i servizi di streaming sono entrati a far parte di, cioè, normali, cioè come se fosse un film del cinema principalmente ormai. Esatto, quindi esatto. Secondo me si spaderà pure questa cosa quest'anno. Hanno spadato i coreani che vincono il miglior film l'anno scorso. Secondo me, diciamo, i tre film di Netflix candidati, cioè due film di Netflix candidati, sono bei film, potrebbero vincere. Sì. Cioè, non c'è sta proprio nessuno scandalo. Non ci sarebbe nessuno scandalo. Se... saremo a vedere, dai. Comunque, tutte le piattaforme di streaming che stanno a piega campo. Vai, Simo, dimmi. Anche se Normaland dovete vederlo, perché secondo me ci può entrare a sorpresa. Normaland? Sì, ci può entrare a sorpresa tranquillamente. Perché vi ripeto, il messaggio poi finale. Io gli ho mandato un messaggio a Valerio quel giorno. E ho fatto grazie che mi hai fatto vedere, perché io non l'avrei mai visto, e il messaggio è proprio bello, cioè parla di questa donna che cade in povertà e viaggia con questo furgone, cioè proprio a un certo punto lo capisci il suo disagio, nel senso te lo fa proprio vivere, però c'è una linea sottile tra il disagio e, diciamo, l'avventura in qualche modo, tra la positività e la negatività. Cioè, secondo me è un film veramente bello. Poi, come dicevo prima, c'ha dei momenti in cui la tensione cala e la regista si piace tanto, no, su sto piano, perché lei esagera, capito? Sono curioso, però, solamente curiosità. Vabbè. Sì, veramente, vedetelo. A proposito, tre registe su cinque donne candidate, e questo secondo me la dice lunga su quanto c'è il punto di vista femminile in questi film, e sinceramente, oltre a Chloe Zhao di Nomadland e la regista di Una donna promettente, c'è Regina King con One Night in Miami, così passiamo alla categoria miglior regista. E devo dire che io penso che possa vincere la regista di Nomadland, dando ragione a Simone, cioè, nel senso che può darsi pure che prenda anche il miglior film drammatico, però dietro c'è una buona regia, oltre all'interpretazione sua. Però non lo so, l'interpretazione della protagonista di Nomadland perfetta, nel senso, però sì. Niente di, No, non sono d'accordo con te su Regina King. Secondo me è fatta un'altra attrice. Il messaggio è importante, però magari avrebbe fatto altrettanto o meglio.
non la conoscevo, dico la verità. Capito, capito. Sì, beh, One Night in Miami è, secondo me, poteva anche, diciamo, prendere la nomination per miglior film. Non so se l'avete recuperato, sta su Amazon Prime Video. C'era, no, visto. No. Vederlo. Guarda, parla comunque sempre del razzismo e fa incontrare cinque personaggi iconici della lotta al razzismo e, diciamo, in una fantomatica serata post l'incontro di Muhammad Ali e parlano dentro questa stanza, ambientato quasi tutto nell'albergo, parlano dei problemi del razzismo, dei problemi del momento. È bello, è particolare. Diciamo che per essere il primo film... Attuale pure per il discorso. Molto teatrale come film, nel senso, vero, che se quello lo ripeti a teatro è la stessa cosa. Tranne qualche ricordo, qualche montaggio, qualche scena, diciamo, di quello che suona, no? E che adesso non ricordo il nome. Sam Cooke. E, però alla fine il film è girato tutto, come diceva Valerio, tutto in una stanza, infatti anche quello, la regia, insomma, lì non lo so, come l'hai trovato te, Valerio? L'hai trovato un po' noioso? Guarda, all'inizio, quando ho capito più o meno, dico oddio, invece i dialoghi sono appassionanti, quindi non è che mi ha proprio annoiato, ma mi ha preso abbastanza. Poi comunque ero curioso di sapere, insomma, il punto di vista, che più o meno è quello, però l'ha reso in un modo particolare che non ti ha annoiato. Sinceramente mi sono anche divertito tra vedere i vari personaggi che si mettono a confronto, tra, comunque c'era Marco Mix, Mohamed Ali, Sam Cooke, giocatore di football, giocatore di football, mi ricordo. Sì, Brown, non mi ricordo il nome. Esatto. Sì. Beh, quello, diciamo, è stato... Come l'hai visto, Simo? Ma io, sinceramente, è partito sempre abbastanza bene. Poi, in realtà, è come... Sono d'accordo con te, comunque i dialoghi sono abbastanza anche comici tante volte, no? Quindi, comunque, fanno riflettere, no? Poi non la conoscevo, sinceramente, quella notte, quella famosa notte, no? Ma guarda, io in realtà, infatti, sono un forma dopo. Io pure, infatti, prima ho visto il film, poi ho detto, fammi andare a vedere un po' su Wikipedia, a vedere un pochettino com'era. No, mi è piaciuto, nel complesso è un buon film. Certo, non mai saltato, ecco, questo no. Cioè, nel senso, forse fare un film su una singola notte l'ho trovato un po' limitativo. Io l'avrei fatto, diciamo, magari sui singoli personaggi e poi ampliavano, invece in questa unica notte, come, diciamo, l'avrei un po' ampliata il discorso temporale. Però va bene, cioè, nel senso che si può vedere, non è assolutamente un buon film. A me è piaciuto, è particolare l'inizio, no? Quando c'è sta le vari personaggi che te li presenta e te li fa vedere, appunto, in che fase, diciamo, della vita sta, no? E poi c'è lo stacco nella stanza, che poi, vabbè, certe volte escono, fanno dei giri e tornano, però è per lo più incentrato, sì, sulla stanza. E poi, apparentemente, allora, lo sceneggiatore è lo stesso che ha scritto anche la pista teatrale, quindi è come proprio una trasposizione fedele dello spettacolo teatrale, quindi stesso sceneggiatore, ha solo fatto per il cinema, diciamo. Però no, questi film mi piacciono, per esempio, come, non lo so, Carnage, per esempio, no, questi sono tutti in una stanza, dove quindi l'intensità deve essere abbastanza sempre alta, comunque, no, più o meno, perché si regge tutto sul dialogo, sul... diciamo che c'è un confronto di idee, quella è la cosa bella del film. Quindi c'è il personaggio e si va a fondo della psiche e in base a quello che sta facendo in quel momento e te lo butta lì, proprio come a teatro, infatti, sì. No? Banalmente il film italiano Perfetti Sconosciuti, no? Anche lui è tutto ambientato all'interno di una stanza, che è stato geniale come film, però, quello, alla fine. Sì. Cioè, bellissima idea, là, vero, eh?
sì. Un film di nicchia degli anni 60 di Joseph Losey, mezzo sconosciuto, si chiama The Severant. Se riuscite a vederlo, è bellissimo e appunto è molto teatrale e basato solo esclusivamente sul dialogo. Severant, okay. Si chiama? The Severant, il servo. Proprio. Se, però io l'ho trovato anni fa, però non so se su internet si trova. Vediamo. In VHS l'avevo trovato. Sicuro. Mazza, in VHS. Poi magari Valerio prova, eh. Valerio trova tutto. Trovo tutto. Mamma mia. E niente, abbiamo detto per la regia, quindi abbiamo Chloe Zhao per Nomadland, giusto? Quindi poi Regina King e One Night in Miami, e la terza donna è Emerald Fennell per Promising Young Woman. Sì. Però vabbè, abbiamo anche David Fincher per Monk e Aaron Sorkin per Il processo ai Chicago 7. Che secondo me sì, ci sta tutto, dai, le nomination. Forse non so tanto Sorkin, però magari più, io avrei messo più regista di Marenis Black Bottom. Non so se... Beh, interessante. Hai alzato un dilemma interessante. Marenis Black Bottom. Che lì sono gli attori che sono stati candidati. Sì, gli attori. Sì. Cioè, vabbè, come attore protagonista, perché come a parlare sì, di sì, attore protagonista, sì. Attrice protagonista, così ci colleghiamo a Marenis. Sì. Sì, perché si divide anche qua come miglior film drammatico e musicale, e dividono tutte e due le categorie. Quindi abbiamo per attore protagonista e Chadwick Boseman per Marenis Black Bottom, poi Anthony Hopkins per The Father, Gary Oldman per Mank, Tara Ranin per The Mauritanian. Conoscete il film? Avete notizie? Recuperato? No, film mai sentito. Non lo so, sì, infatti, non so se avete visto Sound of Metal, Riz Ahmed. Sì, io l'ho visto. Sound of Metal. No. Ok, solo Seba. Quindi, che ne pensi, Seba? Come l'hai trovato? Allora, Sound of Metal è un bel film. Filmone, mi è piaciuto un sacco. Praticamente parla di questo musicista, in particolare un batterista di un gruppo metal praticamente comincia a perdere l'udito, e quindi si vede tutto il percorso che lui fa nel vivere questa disabilità, diciamo. E Riz Ahmed, bravissimo, cioè sicuro vincerà qualcosa. Concordo, perché è veramente un bel film, lui è veramente straordinario, è stato proprio bravissimo. bravo. E il film sì, è da vedere proprio. Sì, io diciamo è stata una sorpresa, perché l'ho visto, dico vabbè, vediamo qualcosa, eh. Invece veramente veramente bravo, sono veramente rimasto colpito da Riz Ahmed, che era uno di quei film, sinceramente, essere andato a vedere in sala, perché c'ha quegli effetti particolari che ti fa capire come sente quando non sente, fondamentalmente, no, se mi sbaglio, sì. Quel fruscio di sottofondo che secondo me al cinema rendeva il triplo, perché con tutto l'impianto audio, cioè è stato certo. Veramente peccato non vederlo in sala, guarda, quello è uno dei tanti che rimpiango non vederlo in sala. E diciamo che la musica... Vai, Tibba. Perché è interessante la visione soggettiva, no? Infatti, come diceva Valerio, tipo del fatto che come sente, quindi dal suo punto di vista, e praticamente tu ti senti come lui, cioè quando incominci a sentire poco, soprattutto, no? Che quindi senti, che ne so, il 50% delle cose che ti dicono, là qui c'è a dire ok, allora devo fare qualcosa, effettivamente. E poi c'è tutta la trama dove lui cerca di risolvere il problema in vari modi. E la trama, infatti, è bella, cioè, anche a livello di sceneggiatura, i dialoghi, i rapporti tra i personaggi sono sottili e realistici, diciamo. Sì, vero,
concordo. Una bella sorpresa, dai, bella sorpresa. Diciamo una grandissima sorpresa, che poi sorpresa non è l'attrice protagonista, perché abbiamo secondo me una che sovrasta tutte, che è Viola Davis. Ha fatto su Mare in Marini's Black Bottom, ha fatto veramente una grande prova. Non Sì, so se avete grande visto. interpretazione di Viola Davis. Sì, Ok, io l'ho Max, l'hai visto. visto? Sì. Vai, a te la parola. Allora, a me è piaciuta l'interpretazione di Viola Davis, che reputo una grande attrice, e anche l'interpretazione di Chadwick Boseman, che secondo me potrebbe vincere come miglior attore. Vero, vero, perché se una, se non l'ultima, se non Sì, sbaglio, l'ultima. l'ultima sua interpretazione. Purtroppo ci ha lasciato Anche con questo film. Vai, Vale, dici. sì, io poi quando ho saputo che era morto quest'estate è stato uno shock, nel senso, giovanissimo, e aveva fatto anche altri film, tra cui pure La Fight Blood, che sta sempre su Sì, da Five Netflix. Bloods di Spike Lee. Sarebbe quello di Black Panther pure, no? Sì, E non l'avevo seguito bene fino adesso, è stato bravissimo. Non sono d'accordo con questa cosa di per forza dare il premio a, cioè, nel senso, se lo merita, sì, l'interpretazione postumo, ci così a sta prescindere, pure, nel senso postumo, ci stanno quelli alla carriera, li danno apposta. vero. Il attore protagonista potrebbe vincerlo, ma proprio perché mi è piaciuto molto nel film, infatti pensare che stesse recitando durante comunque quello che stava passando, sapendo che poteva succedere qualsiasi cosa. Che poi lui non ha detto a nessuno niente che stava male, proprio nell'ultimo Assolutamente no. periodo. Sì, la notizia non Cioè, ma era uscita veramente. da nessuna parte. Cioè, se ci pensi, nell'ultimo anno, 2 anni, da quando si è saputo che poi lui stava male, perché ho letto che ha fatto Black Panther, che già stava male, quindi da Black Panther, se parlate di 2 anni fa, ha fatto tantissimi film, cioè Ci ha veramente ha fatto combattuto. almeno 6-7, da quando comunque si vede poi comunque, se lo noti, si vede proprio il cambiamento drastico del fisico, che proprio in Marenis Black Bottom si vede tantissimo, che è magro Sì, magro, che... Cioè, dopo che sai tutto, già. dici, ecco. Dici Certo. già da Black Panther, ci ha combattuto Diciamo parecchio. con l'ultimo Avengers già si è notato con Endgame che era Sì. un po' dimagrito, che stava un po' male, che è stato l'ultimo film che poi lui ha fatto, principalmente della Marvel. Sì, della Marvel, Sì, sì. l'ultimo della Marvel è stato Endgame. Sì. Non Sì, lo so. potrebbe, magari si trova davanti questo Gary Oldman, che a me piace sempre, sono debole per Gary Oldman, per come è trasformista, per come si trasforma anche fisicamente. Vedremo. E poi c'è pure questo Riz Ahmed che dicevate, mi avete fatto venire la curiosità pure di vedere Sound of Metal. Sì, dai, Mentre recuperalo, c'è su Amazon Prime Video. Vai. migliore attrice protagonista per me, che sono tutte bravissime, e l'ho visti quasi tutti, tranne United States vs Billy, abbiamo Viola Davis per Marines Black Bottom, Andra Day per questo United States vs Billy, Frances McDormand Nomadland, Carey Mulligan Promising Young Woman e Vanessa Kirby Pieces of a Woman. Io le ho apprezzate tantissimo, anche la stessa Vanessa Kirby, perché comunque Pieces of a Woman mi ha lasciato un sacco di emozioni, e lei fa una parte importante in un film che tratta un altro argomento forte, che è vita e morte nello stesso momento. Però qui si Vero. trovano davanti, secondo me, una Viola Davis pazzesca, cioè anche lei è una di quelle attrici che comunque è bravissima in qualsiasi ruolo che fa, e anche trasformata fisicamente per fare quella cantante, quel personaggio, con una nonchalance e una tranquillità
veramente, cioè, naturalissima lei, veramente. Anche se è dura, quest'anno miglior attrice protagonista è una bella lotta. Tutte brave, devo dire, sì, tutte brave. Facciamo un giro di pareri. Vai, iniziamo da Max con le attrici. Io purtroppo ho visto soltanto Marini's Black Bottom. Quindi va bene, dici ok. Ti è piaciuta comunque. Sì, 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 comunque bravissima. Simone, vai. Sì, io non ho visto tutti i film, però come ho detto ha colpito Nomadland, quindi Frank McDormand, quella la giusto? Sì, che io, scusate, non la conoscevo, non sapevo chi era, quindi l'ho scoperta questo film e devo dire, però poi ecco gli altri non l'ho visti, quindi no, sì, questa qua penso che a me, insomma, ho questo metodo di giudizio. Okay. Francesco? Allora, io purtroppo sono un po' indietro con i Golden Globe, me ne vergogno, quindi dare un parere adesso sulle attrici è un po' un problema. Quindi niente. Abbiamo un commento da... Eba. Allora, io non ho visto quello di Viola Davis, quello lo devo recuperare, però ho visto... Ok, senza quello che diresti? Perché sono curioso. No, io dico Vanessa Kirby, problema di base. Troppa intensità, vabbè, quel film è tutta, no, la scena iniziale. Tutta la scena è brava. Scena iniziale, cioè io non me l'aspettavo, ho visto così, ho letto la trama, ho detto ok, però già subito all'inizio ti prende e non ti lascia più. Poi dopo, certo, dopo quell'inizio molto intenso è normale che poi il ritmo cala un pochettino, però bello, mi è piaciuto e lei tiene proprio lo schermo, lo tiene lei, sì. Poi vabbè, c'è anche le buffe che sono un suo fan. Grande, buffo, grande. Bravo. E Frances McDormand pure non l'ho visto, però no, io voto Vanessa Kirby. Ok, beh, dai. Cioè, direi che... Ok, aggiudicato. Vedremo. Diciamo, su Pieces of a Woman, due parole. A me è piaciuto molto. E anche la parte che fa la madre di lei, entrambe grande parte, e pensavo fosse candidato anche come miglior film drammatico, però diciamo o almeno come sceneggiatura, perché tra l'altro la sceneggiatrice è la moglie del regista. Sì, e loro hanno avuto una storia simile a quella raccontata nel film, e quindi l'hanno vissuta in prima persona e pensavo che buttassero dentro nella categoria miglior sceneggiatura, perché comunque è veramente forte. Poi racconto questo aneddoto, mio papà mi ha detto: tanto tu sei già diventato papà, però sono passati pochi mesi, dice, dopo vedi, vabbè. Okay. Dice, vabbè, è bello, però cuore di ghiaccio, mi ha detto, se te lo puoi vedere, tranquilla, me lo sono andato a vedere, ho pianto due volte. Mamma mia, E comunque, sì, va bene che sono diventato padre da poco e mia moglie non è riuscita a vedercelo ancora, però comunque è forte perché torni e immagini di vivere un momento brutto così, e poi c'è questo piano sequenza pazzesco di 20 minuti, di 23 minuti nell'inizio, che io l'ho visto l'inizio sia in italiano che in lingua originale, mi è piaciuto tanto. Vero, no? All'inizio, piano sequenza iniziale è qualcosa di clamoroso, è proprio della fabbrica del film. Dove sta? Su che piattaforma Netflix. Sta? Netflix, Pieces of a Woman. E tra l'altro, leggevo curiosità,
ovviamente la prima scena in cui lei è incinta e sta per partorire. Ci sono le persone che hanno questo bambino nascoste nell'armadio, quindi quando cambiano la scena e seguono lui che chiama, che telefona all'ospedale, perché questa è un parto, la storia di un parto in casa, ci sono i genitori con questo bambino, escono dall'armadio e Bellissimo. lo mettono in mezzo. È stata girata. Ovviamente, essendo un piano sequenza, hanno provata intera e alla quarta, hanno scelto poi la quarta ripresa, però 2 giorni a rigirare sempre questa scena e loro hanno dovuto girare questi 23 minuti di seguito. Quindi penso che sia stato proprio emozionante. Poi, per me, che da poco sono diventato papà, è stato ancora più toccante. L'hai sentita parecchio, dai. Mamma mia. Ci credo. Ok, Allora, vai, andiamo un po' più veloci. infatti, Siete vediamo. d'accordo? Serie TV drammatiche? Dai, Passiamo sì, qualche passiamo serie? alle Sì, serie, dai. sì. Sì, dai. Allora. Beh, allora, come miglior serie TV drammatica partiamo da The Crown, nominata, e poi abbiamo Lovecraft Country, The Mandalorian, che secondo me è drammatico, non so, Sì, Ozark infatti. e Ratched. Non so se avete visto Ratched o Ozark, io no. No, Ozark. Lovecraft Country l'avete visto? Sì? No. No, io Geniale, geniale, geniale. un genio, Sì, veramente. Bella. Pensavo. Non pensavo, No, cioè, nemmeno io, adesso non me l'aspettavo veramente, vai, Francesco. guarda. No, allora io ho visto le prime puntate e praticamente non, da quello che sto capendo è un po' un miscuglio di tutti i suoi, le creature che lui ha sviluppato nei suoi libri, come l'intro iniziale dove praticamente c'è questa battaglia, come possiamo dire, dove si vedono tutte le sue Sì, creature, no? vero, vero. Molto particolare. Voglio vedere come andrà a finire perché ancora non ho visto la fine, non so se è uscita già le ultime puntate, se chi hanno chiuso la Non so stagione. se ne mancano una, Ok, infatti mi ricordavo una cosa del io pure genere. me ne mancano due, mi sa, da seguito a Si finire, sviluppa in però. modo molto particolare perché poi in ogni puntata succede sempre qualcosa che Una non cosa te l'aspetti. diversa, Esatto. sì, vero, Mi è piaciuta vero. molto. Devo dire che secondo me tra queste serie TV sarà quella con cui vedremo qualcosa di bello. Vero, vero, sì, concordo, vabbè, perché è particolare, c'è cioè, sta cosa, non so, è una novità, a differenza delle altre, Esatto, ormai. rispetto alle altre che potrebbe essere un The Mandalorian dove comunque l'universo Star Wars l'abbiamo visto, magari adesso lo stiamo vedendo un po' più nel dettaglio con il personaggio, però è una cosa diversa, secondo me potrebbe vincere. La butto Potrebbe lì. starci, sì. Sì. Ozark nessuno, abbiamo detto No. Ozark, Dai, Ozark Simone? l'ho visto io, però ho Vai. visto. Allora, io non sono un grande amante di serie da 3, 4 stagioni, 5, Ah, quindi ok. io mi scoccio facilmente, diciamo, di un. Io l'ho vista tutta, Ecco, anche The Crown. L'ho la mia ragazza ride. vista tutta. Vabbè, Ad addormenti perché no, ma lei che vede tutte le serie a casa. Io a me piace i film, non c'è niente da fare. Io ho le miniserie, ecco questo. Beh, sì. Beh, tra queste, secondo me manca The Undoing. Io ho visto The Undoing e devo dire tanta Tanta roba. bene. Cioè, è nominato soltanto gli attori protagonisti, ma io l'avrei messo anche come miglior film drammatico, serie drammatica, perché Qual era veramente. The Undoing? E c'è Nicole Kidman Nicole e Kidman Hugh Grant. e Hugh Grant. Ah, ok, sì. Okay. Beh, diciamo fatta molto bene questa storia di questa coppia e di questo omicidio in cui è coinvolto il marito, Hugh Grant, un Hugh Grant particolarmente invecchiato. Me lo Sì, volevo dire, me lo infatti, ricordavo è invecchiato, vero. Vero. me lo ricordavo ai tempi di Notting Hill, Pischello, e non l'ho mai Davvero. seguito tanto perché comunque faceva queste commedie, però.
una bella parte, anche Donald Sutherland che fa il, diciamo, il padre di lei, mi è piaciuto molto. Da qui a miglior serie drammatica non lo so, di questi ho visto pure Ratched, perché mi ha incuriosito il fatto che fosse la storia dell'infermiera di Qualcuno Volò, che è un film, Qualcuno Volò sul Nido, Qualcuno Volò sul Nido del Cuculo, vero? Che è quel film con Jack Nicholson, che mi del manicomio, e la storia dell'infermiera da giovane, dell'infermiera Rachel. Mi piace molto Sarah Paulson che interpreta appunto l'infermiera, e molto psicologica questa serie per farti capire come è arrivata poi ad essere quel personaggio nel film. Poi lei come attrice mi piace un sacco, ha fatto pure American Horror Story, diciamo di queste, io The Crown purtroppo mi sono fermato alla seconda, devo recuperare, però mi verrebbe da dire il solito The Crown, perché poi The Crown assolutamente, guarda, non so se l'avete vista ragazzi voi. No, è una super serie, sì l'ho vista amoroso. Cioè, The Crown è veramente tanta roba, sì, devo dire, sia Olivia Colman che l'attrice che interpreta poi Lady Diana, ma pure la stessa Margaret Thatcher interpretata da, comunque, cioè, a differenza la fanno loro. Mi pare che è stata pure abbastanza criticata, quando la serie TV è criticata, perché è interessante da vedere, diciamo, quando piace la famiglia... Esatto. Sì. Vero. E poi vabbè, sì. The Mandalorian, non so se avete... Seba, Max, niente? Sì, vista tutta, The Mandalorian. Solo per Baby Yoda dovrebbe vincere. Mamma mia, onore a Baby Yoda. Vabbè, qua ci sarebbe da il capitolo a parte su Star Wars e tutti i collegamenti che ha creato sta serie, però è lunga. Veramente. E abbiamo... Ah vabbè, TV commedia musicale, non so, io zero, cioè, non so se film d'animazione, andiamo un po' sull'animazione. Qua secondo me c'è da parlare, perché come al solito abbiamo sempre i due soliti film Disney, i Groots e Onward. Sì, anche Saul. E c'è Saul, sì, eccolo, sì. E c'è originale Netflix Over the Moon. E poi Wolf Walkers. Non so se avete visto. Voi quale avete visto? A me manca Wolf Walkers. Anche a me. Saul per me è stato un bellissimo film. È stato, praticamente da quello che stavo leggendo, è il terzo film che hanno voluto fare una specie di storia con i precedenti. Esatto, e quell'altro della mente, oddio, non mi ricordo come si chiama. Inside Out. E poi ce n'era un altro, Inside Out, perché dei sentimenti. Una trilogia che hanno voluto fare, sì. Che non mi è dispiaciuto, veramente, vabbè, a livello di grafica, di tutto, ormai la Pixar comunque è un livello non superiore di più. Cioè, è proprio... Mi è capitato di vedere Toy Story, il primo. Mamma, sì. Cioè, il salto che è stato fatto è... Vero, eh? Se andate a rivedere Bugs Life, proprio uno dei primi film della Pixar, vedi proprio veramente la differenza in cui sono cresciuti. Cioè, veramente sembra un fotorealismo cartoon. Cioè, non è più nemmeno un cartone. Sono arrivati a un livello di fotorealismo, però mantenendo comunque un cartoon che... rimani senza parole a livello di illuminazioni delle scene, di tutto, proprio veramente bellissimo. Potrebbe vincere. Di capire quanto tempo ci mettono a realizzarlo un film come Soul, per esempio. Un film come Soul, fai conto almeno 2 anni e mezzo di produzione. Mazza.
cioè, di cui il primo, quasi primo anno, è solamente di studio dei personaggi, su quella realizzazione dei personaggi. Cioè, proprio loro inizieranno a lavorare l'ultimo anno e mezzo, proprio al computer, che iniziano a lavorare alle scene, perché prima c'è uno studio dietro che è impressionante. Io sono stato in Pixar in California, e nel momento in cui hanno fatto Monster University, quindi era tutto allestito con Monster University, e loro veramente creano proprio libri su libri di disegni dei personaggi, sullo sviluppo di tutto il cartone, poi principalmente è tutto scritto sul libro, su uno storyboard, e c'è uno studio dietro che è molto 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 piuttosto rispetto a un film. Cioè, un film comunque, bene o male, tu sai, no? Più o meno le scene, puoi immaginare, ma lo studio che c'è dietro un film d'animazione, veramente, ragazzi, è qualcosa di straordinario. Sì, 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 so, sì, non so che ne pensate, ma Soul non è per bambini, cioè, nel senso, è un cartone animato in realtà. È vero, sì, è alzato... È di adulti, esatto, esatto. Sì, sì, la morte come, insomma, una cosa, diciamo, molto particolare, no? Se, cioè, sì. L'ho trovato veramente fatto bene, proprio a prescindere dall'animazione, che vabbè, insomma, la Pixar ormai è un colosso, quindi me l'aspettavo, però proprio è la storia è bella, è originale. Sì, 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 assolutamente, veramente. Okay. Bel film. Sì, bel film. Pronostici su questa categoria, che ne pensate? Secondo me... Boh, veramente Soul può... Soul potrebbe, potrebbe. Non ho visto quello lì di Netflix. Sì. Carinissimo. Sì, io l'ho visto, carinissimo, è super colorato, super tantissimo, cioè, i colori a cannone. Però devo dire, sì, la storia è interessante, tratta è un po' come Oceania. Sì, ok. Solo con la luna, c'è, cioè, sempre, diciamo, la storia della dea della luna, che l'amore, tutto, cioè, fondamentalmente è stile Oceania. Però guarda, non è, pure le canzoni sono particolari, è carino, un bel film. Non può competere, secondo me, col messaggio pure che manda Soul, oppure Onward, secondo me è superiore, perché Onward pure è carino. Bello. Hai visto Onward, Seba? Sì, 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 bello il rapporto tra fratelli. Bello, sì. E la magia come viene trattata, mi è piaciuta. La questione di concentrazione, la questione di mantenere il focus, quindi, no? Più tutto quel percorso lì della fede, no? Di credere nell'esistenza della magia. La figo pure ha fatto il furgone, no? Tutte quelle cose lì, il viaggio. È vero, è vero, sì. Poi è parecchio tipo D&D, stile D&D, un sacco delle citazioni di D&D, sì. Però sì, penso che vince la Soul, comunque. Non l'ho visti tutti, mi voglio vedere Moonwalker, perché dicono che è bello, su Apple TV. Ah, ok. Sì, sì. Ho visto Apple TV, Wolfwalker, ok. Wolfwalker, giusto. Wolfwalker. Ah, su Apple TV, sì. Bisogna recuperarlo, allora, ok. Mm. Veramente. Però Soul vincerà. Tanta roba, sì. Tanta roba. Figura la colonna sonora, Colonna sonora? Sì, The Soul, sì. Infatti è nominata anche come colonna sonora. Sì. Colonna sonora, secondo me, Soul. Vero. Sì. E nella colonna sonora troviamo anche la miglior canzone di La vita davanti a sé. Non so se vogliamo cominciare a cantarla. Devi mettere in mezzo un po' di Italia. Sì, 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 volevo citare per forza la candidatura della vita davanti a sé come miglior film straniero, proprio che... Beh, diciamo che io dico due parole, non l'ho ancora visto, però ci sono le due candidature, quindi miglior canzone della Pausini, che è Yosi, e miglior film straniero. Non c'è la candidatura della Sofia Loren come miglior attrice. Lo chiedo a chi l'ha visto. Di voi, no. Se era il caso, no. io l'ho visto sì. Ma è un film un po' paraculo, si può dire,
Perché sono allora, proprio i punti. No, perché tratta le varie diversità in maniera molto abbastanza diretta, però un po' scontata, ecco. Mi aspettavo più un racconto crudo, no? E invece molte volte va un po' sulla favoletta. E quella cosa mi ha deluso, soprattutto a un certo punto c'è una canzone di in realtà non l'avevo sentita io la canzone della Pausini, ma avevo sentito la canzone di Caparezza che è stata rifatta per giunta male. Sì, e una curiosità qua, no, quel pezzo là mi ha dato, vabbè, poi lo vedrete, quel pezzo là mi ha dato molto fastidio perché c'è il bambino di colore che praticamente si mette a ballare con il suo con, insomma, tutta una, lui fa parte di una di un'associazione di drogati in qualche modo, sì. E insomma si mette a ballare col suo padrone là e che gli commissionava il lavoro, e quella cosa là, insomma, l'ho vista un po' come un po' fuori dal mondo, ecco, diciamo, quella non è male, pure lei è ancora in gran forma, la Loren, insomma. Sì, quella diciamo che è una bella nota positiva per film, perché poi infatti pure io quando l'ho visto ho detto vabbè, hai toccato i punti specifici per essere nominato, secondo me, perché lei è ebrea, sopravvissuta all'olocausto, comunque il razzismo, i sbarchi e tutto. Cioè hai toccato tutte le cose principali che dici ok, senti, almeno otto nomini, insomma. Cioè, si è autonominato, ma queste piccole poi cose, ecco, delle volte scivola un po' sul fuori dal mondo. Però se può vedere, rimane pure leggermente lento, non so se un pochetto lento, leggermente. Sì, no, sì, assolutamente. Vero, un po' lento è. No, e poi si parla... Secondo me non vince, cioè io non credo che possa essere... No, assolutamente no, anche perché, ecco, stavo dicendo questo, si parla un gran bene dei Minari. Sì, sì. Sempre, non so se avete visto, se avete avuto modo di recuperarlo, oppure... Ancora no. No, stavo cercando... Se ne parla benissimo. Niente. I Minari. Da quello che vince quello sicuro. Sì, infatti sì, ho sentito sì, tutti... Sì, chiedevano la candidatura per Minari come miglior film drammatico. E c'erano anche rimasti male, perché in realtà è c'è l'attore di Lost, il coreano, in Minari. Minari, sì. Cosa. Ed è una storia comunque particolare di immigrati. E infatti sono curioso di vederlo. Io a questo punto penso che forse riusciremo a vederlo in sala, se per aprile riusciranno ad aprire i cinema, vediamo un po' quello che succede, no? Si spera che per quel periodo può essere che è un film che metterà Netflix, eh? Mi sembra che è quello più o meno i film che scelgono quando un po' indipendenti di questo tipo, potrebbe essere sì. Attendiamo, non lo so. E volevo fare proprio una menzione speciale a Sacha Baron Cohen, nominato in due categorie per miglior attore, sia per miglior attore drammatico che per miglior attore la commedia e per Borat 2. Non so se avete visto Borat il secondo, ma secondo me merita una menzione per forza, raga, perché dovete recuperarlo. Cioè, su Prime Video lui è un grande, lui, ma poi lui veramente in poco tempo ha fatto Processo Chicago 7 e Borat 2 con due ruoli completamente differenti, cioè riesce a trasformarsi proprio, è veramente ho visto la locandina comunque molto invecchiato rispetto al primo, però si nota la anni passano pure per lui. Però non so se c'ha una comicità un po' strana, eh. Io non sono un grande particolare di... lui. Allora, io Borat il primo, se te devo dire, non mi ricordo niente, cioè l'ho visto ma non è rimasto per niente impresso, e mentre questo, cioè, ha colpito perché parla proprio di un tema particolare, che sono i No Mask, lui va contro Trump. Cioè, quindi è una cosa che poi conosci, capito? Rudy Giuliani, la famosa scena che mangi i pantaloni,
che è tutto improvvisato poi il film, quindi secondo me, cioè, veramente ha fatto un gran lavoro, ma pure l'attrice, infatti pure lei è nominata se non sbaglio, e alla sua prima prova è Maria Bacalova, sì. Bravo, sì. E quindi, cioè, secondo me ha fatto veramente grandi cose. Il secondo ancora più del primo, perché ha toccato, ha rischiato proprio stavolta il linciaggio, cioè, tipo travestito a una cosa di No Mask, e si è messo in mezzo, cioè, ha fatto una canzone tipo mezza razzista, mezza contro gente che imitra, dopo che l'hanno scoperto che poi lo linciano, cioè, ha letto certe cose clamorose, veramente... No, ha dovuto, sì, poi si è infiltrato dentro la conferenza il vicepresidente il vicepresidente Trump, vestito da Trump con una finta donna in braccio che diceva, cioè, ho portato un regalo dal mio paese, come piacciono a voi donne bianche, bionde, cioè, no. Vestito da Trump, cioè, è un pazzo, infatti immagini reali della conferenza con le guardie che lo scortavano, capito, tirandolo, no, vabbè. Cioè, grazie. Veramente, certe cose, sì, no, vabbè. No. Veramente, è stato, per quello, secondo me, è stato candidato, perché Trump ha creato il delirio, quindi, come al solito, poi, perché gli Oscar e i Golden Globe non sono politici per niente, quindi... E allora hanno voluto, secondo me, dargli pure sta candidatura, un po'. E niente, io passerei un attimo, se siete d'accordo, un giro tutti ai grandi esclusi, se avete altri titoli, oppure se per passare al discorso dei film italiani che facevamo con Simone, prima di passare ai film italiani, per me un film che avrebbe dovuto avere più candidature è Elegia Americana. Elegia Americana, si pronuncia, su Netflix, che mi è piaciuto tantissimo, e che ha l'unica candidatura per Glenn Close come migliore attrice non protagonista. Sinceramente ci avrei messo pure Amy Adams come migliore attrice protagonista, e forse anche come miglior film, perché mi è piaciuto tanto. È una bella storia e interpretazioni pazzesche. Adams è riconoscibile veramente, e tra i grandi esclusi volevo spiegare il perché tra le serie non c'è WandaVision, che è la serie del momento, perché serie. Il primo episodio è iniziato il 15 gennaio e le candidature erano finite fino al 31 dicembre. Esatto. Ah, ecco. Perché sennò quella sicuro occorre l'avrebbe preso. Per forza proprio. Forza, sì. Assolutamente. Scusate, ma una domanda, ma invece la regina degli scacchi non capisco perché non è stata nemmeno menzionata? Veramente ci dovrebbe essere, sì, Anya Taylor-Joy è nominata come miglior attrice, credo. Basta. Anche come miniserie. E come miniserie, esatto. La cosa bella è che The Undoing l'hanno messa tra le miniserie, vale. Infatti, stavo vedendo, insieme alla regina degli scacchi. È solo una stagione, sono 6 puntate, se non sbaglio, e adesso c'è la categoria miniserie o film per la TV, e c'è pure la regina degli scacchi. Tra l'altro, Anya Taylor-Joy, l'attrice, è candidata anche per un film che si intitola Emma, come miglior attrice. Dice, avete visto voi? Lei, No, non l'ho. E quindi no. Giudizio sulla regina di scacchi? Sì, veramente. Favolosa, non lo so, lei è clamorosissima, bello. Veramente. Geniale, ma anche proprio a livello di riprese della serie, veramente fatta bene. Veramente fatta bene, originale. Sì. Molto, molto. Delicata, secondo me è una serie proprio delicata, cioè una serie elegante, che poi tratta la tematica scacchi in una maniera, cioè ormai... Sono entrato in libreria, tutti a comprarsi il libro degli scacchi, praticamente. No, ma stavo proprio leggendo...
che in Google, non so, le ricerche sugli scacchi, sulle scacchiere, quanto sono aumentate, ma proprio a livello esponenziale dopo questa serie. Cioè, tutti appunto vogliono comprare scacchiere, iniziare a giocare a scacchi. Sì, sì, è vero. Quindi ti fa capire un film, una serie, come cambia anche proprio le persone, no? I gusti delle persone, le passioni, veramente. Giocare a scacchi è la cosa più noiosa molte volte. Esatto. La scusa, rappresentarlo in un film. Giocare a scacchi è bellissimo. Che io ci ho giocato, diciamo, i primi anni ci giocavo tanto, però è complicato. Sì, devi proprio avere tanta testa, attenzione, proprio non è semplice, ecco, ti devi ricordare tutti i passaggi. Gioco di concentramento, proprio. Esatto. E dicevamo, i grandi esclusi, no? Notizie dal mondo, secondo me poteva avere forse un paio di candidature in più. L'avete visto? Quello con Tom Hanks? No. Sì. Notizie dal mondo, no. Guarda, è diciamo un western, se vuoi definire western, dai. Sì. Un western che racconta la storia, insomma, tipo road movie, un viaggio, perché lui legge le notizie dal mondo, è un ex messaggio generale, ex capitano della guerra nordisti-sudisti, giusto? Muoio un attimo, giusto? Va? Correggimi se sbaglio. Vai. Questa bambina cresciuta con gli indiani la deve riportare a casa, e, insomma, tutto il suo viaggio nel selvaggio West, negli Stati Uniti, che comunque stanno a cercare di rifondarsi dopo una guerra che l'ha divisi, e in particolare a me è piaciuto parecchio. Poi Tom Hanks, bravissimo. Ma è produzione Netflix comunque anche questo, no? Mi sembra. Non lo so, lo sai. Sì, dovrebbe essere produzione Netflix. Netflix dal mondo sta su Netflix, sì. Sì, sta su Netflix, ma non so se l'ha prodotto Netflix o l'ha solo distribuito, per quello, perché doveva uscire al cinema. Non lo so, non so sicuro, okay. Non so sicuro. Cioè, ormai stanno facendo di tutto Netflix ormai. Sì, bravo, è diventata una potenza mondiale ormai. Sì, ormai è diventata. Ma infatti, per quello Disney, pure lanciando Star, sta cercando di concorrere, no? Sì, sì. Che ho visto, però ce ne sono poche di serie adesso proprio fatte da Star. Ce n'è una. Le originali, c'è Skyfall, Hellstrom e no. Hellstrom, sì, Hellstrom, Big Sky. Big Sky. Sì. O Harlem. Apple, ecco, che è rimasta più indietro, mi sembra. Sì, sì. Apple proprio, sì, sì. Sì, è rimasta, era partita a bomba, poi si è fermata. Sì, era partita a bomba, poteva diventare Amazon Prime di adesso. Esatto. Quello, credo, Beh, quello sullo spazio, la serie che avevano fatto era pazzesca, che dovrebbe uscire adesso la seconda stagione. Apple? Sì. Non ho Apple. Apple TV non ce l'ho, manca. No, Apple no. HBO Max, che da noi ci manca, però ecco, quello magari è un'altra cosa che si potrebbe discutere. Sì. È lunga, la questione pure Warner, che ha deciso di vendere i diritti dei film sia distribuiti sia in streaming che al cinema contemporaneamente. Sì. Pure quella è, non lo so, potrebbe essere un po' un futuro prossimo, nonostante poi. È cambiato proprio, cioè hanno capito che comunque appunto con il fatto che i cinema sono un anno che sono chiusi, ormai il cinema si è spostato sullo streaming, cioè ormai lo streaming non è più secondo me proprio puoi chiamarlo streaming, cioè ormai è il cinema, cioè, sì. Puoi decidere quando riapriranno se guardare il cinema a casa o guardarlo, cioè non penso che nel momento in cui riapriranno i cinema rifaranno la divisione che andranno solo al cinema, penso che ormai sia una cosa che comunque ha preso piede e continueranno sempre anche sulle piattaforme a distribuire i film. Sì, vero, ormai sì, quella è una cosa che non toglieranno più. Voglio aggiungere, c'è un commento su Facebook per quanto riguarda, eccolo, vedete? Sì. Un grande esclusivo è stato The Gentleman di Guy Ritchie, l'avete visto? No. Ma ragazzi, recuperatelo, è clamorosissimo, clamorosissimo. Veramente... Sto segnando tutti. L'hai visto tu? Sì, io l'ho visto e devo dire che... Max, l'hai visto te? Sì, io l'ho visto. Che ne pensi? A me è piaciuto molto Guy Ritchie, un regista che apprezzo,
mi è piaciuta, mi sono piaciute le interpretazioni sia di Matthew McConaughey, anche di Colin Farrell. Quindi sì, sì, un bel film che consiglio di vedere. Vero, ragazzi, recuperato, lo trovate su Amazon Prime Video. Grazie Flavio per la dritta. E invece, Timo, tu mi dicevi, parlavamo di quelli italiani l'altro giorno, mi hai fatto un titolo. Su Amazon, sì. Non so se vi è capitato di vedere Padre Nostro, mi pare che si chiama così. Ah, Padre Nostro. Ah, sì, sì, Don Favino. Don Favino, no, lo devo recuperare, no, non l'ho visto. Un bel film, veramente un bel film. Vabbè, Favino come al solito strepitoso, ma sbaglia una, cioè proprio... Mamma mia, Favino ormai veramente... Oh. E, insomma, tratta del terrorismo negli anni... Oddio, non vorrei sbagliarmi, negli anni 80. Insomma, forse anni di piombo, può essere. Anni, sì, gli anni di piombo. Mi pare anni 70. Di questo giudice, però sotto la novità è sotto gli occhi praticamente, cioè tutto il film è su un bambino praticamente, come vede, diciamo, questo attentato a un bambino, e secondo me è sottovalutato, perché poi ho visto un po' la critica, non ne parlano poi in maniera entusiasta, però a me è piaciuto veramente. Sì, devo recuperarlo allora, ok. Vediamo, non ho sentito parlare bene. Vediamo un po' quello che... com'è. Allora, per quanto riguarda nomination, siamo... forse ecco Tenet, magari si è un po' super... Nolan è un po' esagerato. Ma sì. Diciamo, questo è quello che mi è piaciuto meno, però, di Nolan. Mamma mia. Sì. Lui o lo ami o lo odi. Sì, c'è una via di mezzo. Sì. Proprio, Però posso dire, sto film l'ha poco toppato, secondo me. Poi, vabbè... Sì, proprio esagerato. Non è a livello suo. Non ce l'ho fatta, non mi entusiasma proprio. Era tanta attesa questo film. Sì, eppure diciamo uno degli unici ad andare in sala è stato. Io ho visto. Sì. Hai visto al cinema, Simo? Sì, l'abbiamo visto al cinema, infatti è... Ah, è vero, tu sei stato uno dei pochi che l'ha visto al cinema. Poi è chiuso. Poi dopo, dopo quello... Il giorno dopo. È la botta finale. Vabbè, visto che siamo in tema Nolan, qual è il vostro miglior film che preferite di Nolan? Vediamo le vostre risposte, sono curioso. Vai, a giro. Valerio già lo so. Tipo? Lui. Interstellar. Esatto. Vabbè, Valerio... Pazzesco. Che mi ha proprio colpito e me lo rivedo volentieri, spesso. Proprio una bella riflessione sul tempo, sull'amore, su tante cose. Il film Interstellar, veramente un viaggio del viaggio, ma, quel film, ma anche i Batman, tutti e tre, sì. Nel senso che per voi sicuro Dark Knight, ok, certo. Sicuro proprio, sì. Poi c'è Memento. Ah, vabbè, sì. Io devo dire, un film che mi ha stupito è The Prestige. Vabbè, mazza, filmone, sì. Bello, sì. Bello The Prestige, mazza. Sono rimasto stupito perché l'avevo visto un pomeriggio, se non sbaglio, dico, vabbè, vediamo, Nolan, clamoroso, sono rimasto proprio colpito, cioè, veramente. Te, Max? Allora, devo scegliere, dico... Cavaliere Oscuro, e poi l'altro, dico, Inception. Io pure. Sì. Vabbè, alla fine sono tutti belli, dai. Sì. È per quello che io dico, forse Tenet è quello che... Sì, vero. Diciamo, allora, vedo che tra i commenti Davide scrive: Tenet a livello tecnico è fenomenale. Sì, è vero. Non abbiamo sottolineato questa cosa, che comunque... A livello tecnico, regà, tutto il film è una pazzia, nel senso che quando vediamo
fuori di testa. Miseria, poi ho visto alcuni video del backstage, sì, è fenomenale. E aggiunge Davide, c'è tutto Nolan. Forse lo apprezzo di più se me lo rivedo, però sicuramente a livello tecnico niente da dire, penso siate d'accordo. Nel senso, no, che assolutamente. Magari per capirlo lo devi vedere due o tre volte. Due o tre volte, è vero, è vero. Quelli che combattono all'indietro, c'è una pazzia. Ma è clamoroso, sì, proiettili che no, perché può durare più la voglia. E le colonne sonore no, a me piacciono. E infatti c'è stato un certo Alexander Desplat alla colonna sonora che ha preso l'unica nomination del film, secondo me. Sì, infatti sarà interessante vedere nei premi tecnici se sarà candidato agli Oscar. Beh, secondo me almeno un paio le prende. Forse il montaggio, perché comunque tutto montaggio. È movimentato, tecnicamente no, sì, sono d'accordo con Davide, è fatto molto bene. Sì, quindi ok, De Nolan, abbiamo, diciamo, esplorato quello anche che ho capito di Tenet, tipo la sceneggiatura di solito lavorava insieme al fratello, no? Jonathan Nolan. E sì. Quindi Jonathan Nolan ha molto di più questa cosa di fare dei dialoghi o comunque dei rapporti tra le persone un po' più approfondito, diciamo, no? Come per esempio, che ne so, in Interstellar, per esempio, Inception. Qui invece sì, è stato più estremo perché mancava un po' quella, diciamo, parte umana, e quindi era solo puro stile portato all'estremo, quindi c'aveva questa idea di azione pura, che so, c'è l'idea che i personaggi si incrociano con il fattore tempo, chi va dietro, chi va avanti, secondo me ha detto ok, voglio fare questa cosa e basta, cioè, il resto non mi interessa, quindi azione pura, mi è piaciuto per questo. Poi lui dice che non c'è tanto bisogno di capire nel dettaglio la trama, è più un'esperienza che okay, può valere, può non valere sta cosa, però a me è piaciuto bene. Sì, non è stato tutti, non è il migliore sicuro, troppo estremo, no, o comunque non è completo, però bello. Beh, anche Dunkirk non è stato malissimo. Sì, Dunkirk non era male come film. Sì, ed anche chi ha avuto secondo me solo un problema. Questo è diviso su tre livelli temporali, no? Terra, mare e aria. Ecco, il livello, se non ricordo male, quello dei Tomardi, quello nell'aereo, sull'aereo. Sì. Non si capisce bene perché là dovrebbe essere una settimana. Temporalmente è una settimana, mentre se non sbaglio là sono tipo un giorno tra terra e mare, che quello si sviluppa con una settimana. Cioè io sta cosa l'ho capita leggendo le recensioni, perché non l'avevo capito nemmeno. Sì, è vero. È la prima volta, no, non lo capisci, non è immediato, però è stato affascinante pure per quello, nel senso che poi lui sta riflessione sul tempo, cioè, la mette in tutti i film, tutti. O semplicemente cioè Inception, cioè. Sì. In tutti i film, veramente, guarda. E niente, ragazzi, allora se voi siete d'accordo, andrei sull'ultimo argomento, che sono serie TV e film del momento, e aprirei con questo WandaVision, che è stato un po' una novità che mi ha stupito, che io non non seguo tutto l'universo Marvel, però regà, posso dire che mi ha fatto e mi ha preso proprio tanto. Quindi lascio la parola agli esperti. Salutiamo Seba, ciao Seba, grazie. Ok, spoiler. No, non faremo spoiler. Spoiler. Senza spoiler, assolutamente. Che dietro e... Ah, c'è un lavorone di base. Ma sì, ma con il fatto che comunque hanno voluto sviluppare questi personaggi secondari, no? Dopo questi 10 anni di universo Marvel hanno detto ok, proviamo a sviluppare questi personaggi secondari, e in verità gli sono usciti, cioè almeno la prima serie, che è questa WandaVision, gli è uscita pazzesca. Quindi immagino adesso quando uscirà Black Widow, Loki,
cioè io pensavo, ok, sono quelle serie, no, che... sì, mamma mia, cioè. Cioè io, ma veramente ci sono uscite veramente bene, cioè con WandaVision sono arrivati a un livello, cioè stiamo a livelli cinematografici della prima serie, secondo me, esatto, proprio... ma tutti gli, i riferimenti inseriti nella serie che ti riportano ai film, poi vabbè, logicamente chi è che non ha visto purtroppo non può collegare tutti i personaggi, tutti i riferimenti e tutto quanto, sono tipo 24 film, ci si sta sì. Però diciamo che come l'hanno organizzata, cioè il lavorone, guarda soltanto Endgame, riuscendo a sviluppare tutti i personaggi e crea, cioè non lo so, no, una roba per 10 anni hanno messo per creare proprio appunto Endgame, che è stato pazzesco. Marvel per me è un mondo che io amo, sì, da sempre. Concordo con te, Francesco. Vi racconto un aneddoto che oggi ho deciso insieme a mia moglie di cominciare tutti i film in ordine cronologico, come va. Grande, Valerio, grande. E abbiamo poi ho preso un sito di riferimento e basta che domandi qua quando ricominciato si sono ovviamente rivisti in Blu-ray tutti i DVD, qua c'è tutti i DVD tutto qua è un mondo io non WandaVision l'ho scoperto perché mi ha incuriosito inizialmente il fatto che fosse una specie di sitcom in bianco e leggevo degli articoli, ho detto cavolo, questi sono pure personaggi secondari, quindi non ne sapevo nulla, però parti come questa sitcom anni 50, anni 60, e poi diciamo mi è piaciuto anche la scenografia che hanno usato, e quindi tutti i riferimenti all'epoca in cui le sigle clamorose, veramente le prime puntate sono girate, e mi ha affascinato tanto perché poi vieni preso alla sprovvista dai colpi di scena del perché questi si trovano nella sitcom e perché spesso, senza fare spoiler, non capiscono nemmeno loro apparentemente che ci stanno a fare e perché si trovano lì in quel periodo. Che poi non essendo spoiler, perché nella copertina Visione è vivo, cioè nel senso... è vero, sì, sì. Cioè, com'è possibile? Sì, avevamo lasciato in quel modo a Endgame. Esatto. Non so... Vale, almeno Endgame l'hai visto, sì. No, infatti, Endgame, allora, mi dite se sono gli stessi attori che stanno facendo la serie? Sì, sì. Certo, sì, allora, sì. No, non l'ho visto. Endgame è il film che racchiude 10 anni di film Marvel. Praticamente ci sono tutti i personaggi che hanno sviluppato in 10 anni. Sono riusciti a metterli in 3 ore di film, quasi 3 ore, tutti i personaggi. Cioè, una roba veramente pazzesca. Cioè, infatti, guarda, ho ricominciato a ripensarci prima. Arriverò e capirò tutto. Però, no, avevo visto questa cosa della morte di Visione durante... Sì. Alcune scene però sì, ci arriverò perché me li sto rivedendo tutti, me li voglio rivedere tutti fatti bene dall'inizio a Endgame. È un mondo. Ma questa serie secondo voi ci sarà seconda stagione? Manca una puntata, no? Alla fine della... manca una puntata. Ah, Franci, una puntata che secondo me deve durare tipo un'ora e mezza. No, per forza. Infatti, i primi episodi che duravano 20 minuti praticamente erano più titoli di coda che la serie. Dicevo, no, ma è possibile, veramente una cosa del genere. Già con questa si sono un po' allungati, ma io penso che l'ultimo episodio... Sì, almeno un'oretta. Per forza. Sì, cioè, anche perché come è finito, senza spoiler, ma come è finito, cioè adesso tu mi devi spiegare tutto proprio. Spiega tutto, sì. Spiegare nella serie, cioè, nell'ultima puntata. È rientrato Max, che stavi dicendo, Max? No, stavo dicendo, l'ultima puntata, minimo un'ora, dovrà durare. Sì, bisogna per forza... Che poi, WandaVision non doveva uscire adesso, col blocco dei film... L'hanno anticipata perché doveva uscire sulla piattaforma, no, hanno lanciato subito Disney+,
E tanto è vero che doveva uscire prima Black Widow al cinema. Esatto, e infatti poi Black Widow, Winter Soldier e maggio 2020. Dovevano scalare così, quindi ci si potrebbe aspettare tutto da sta serie. Ma infatti sì, veramente vedremo. I film in attesa della Marvel, cioè se può, qualsiasi collegamento è ormai, cioè, ma adesso poi sono curioso di capire anche Black Panther, no? Con il fatto che dicevamo prima che lui è morto, adesso ho sentito che stanno sviluppando la serie addirittura di Black Panther. Allora sì, la serie è una serie su Wakanda. Esatto, quindi vediamo chi sarà anche il nuovo attore, come si svilupperà, più che altro come sarà la fase 4 adesso, quindi tutti la fase 4, guarda, sicuro abbiamo delle informazioni certe, cioè adesso non è spoiler, cast dei film, ieri è stato tipo 2 ore a chiudere dei cast e già che vedete il cast di Doctor Strange e Multiverse of Madness e cioè, non so se avete notato il cast, Seba subito controlla. E... No, ma veramente... anche per dire con Spider-Man, con il nuovo Spider-Man che hanno messo in multiversi, anche quello non è spoiler, perché lo vai a vedere dove si dice che sarà Doctor Strange ad essere il nuovo, mentore di Spider-Man, no? Ho letto di Doctor Strange. Dove addirittura ci saranno altri Spider-Man in altri universi e riprenderanno lo Spider-Man. Pazzesco, cioè, hanno aperto una porta acquistando i diritti Fox. Che secondo esatto. Beh, per dire, già adesso che WandaVision, no, vabbè, spoiler, non lo dico, No, quello delle 10:40, capito? È quello l'avevo preciso, la che non ti fa dormire la notte, capito? Che stai così. Che sbagliato. Io spoilerino delle 10:40. No, però veramente con WandaVision hanno fatto un lavorone e secondo me per Black Panther non faranno il recasting per quanto riguarda T'Challa, che era il personaggio del che non faranno nessun recasting. No, mi sa che sviluppieranno il personaggio della sorella, da quello che ho capito. Sì, ho letto che non potrebbero dare più importanza alla sorella. No, saremo a vedere. Non la sapevo questa cosa. Sì, perché tipo la serie su Wakanda, non so se è prima degli eventi degli Avengers, e per vedere quello che è accaduto, e poi c'è Black Panther 2 che non lo so, poi c'è gente che parlava addirittura di fare uscire Michael B. Jordan. Beh, ecco, ce l'hanno fatto, diciamo, anche in Star Wars che hanno rifatto le che non è il massimo. Io ecco, questo è un non mi piace a me questa cosa che resuscitano i personaggi. Sì, parliamo di episodio 9, però... Francesco. Non parliamo di episodio 9, lasciamo perdere. No, però è vero, in generale quando fanno resuscita per forza, quando è forzata la cosa non sì, piace esatto. Nemmeno a me. No, cioè questo pure nelle serie, nel senso che penso ci debba essere sempre un senso per arrivare a un certo punto di un evento dentro una serie o dentro una storia, e ci sono alcune serie che tutti magari il pubblico si aspetta una certa cosa, che sento registi che dicono no, cioè non ci sono i presupposti perché devo far succedere questo, e invece alcune volte forzano che ne so, che quelli si mettono insieme, oppure che quello deve per forza resuscita. Ma io per esempio non mi è piaciuto anche nel Game of Thrones, che per me è una delle serie più belle della storia, che in alcune parti, soprattutto verso la fine, hanno forzato degli eventi, cioè perché doveva per forza andare così, nonostante che poi devono uscire i libri finali e l'autore ha detto che deve essere pure diverso, però sì. Siero di lunga vita a George R. Martin, per favore, perché se no lo vado a prendere a casa e mi faccio dire la fine. Io non sopporto nelle serie quando mi devi raccontare pure quante volte sei andato al bagno, cioè nel senso che molte volte ci stanno delle puntate che sono inutili, sei innamorato chiaramente di quei personaggi, quindi tu perché dicevo, possono fare qualsiasi cosa, basta che devo sapere il finale,
però state messi apposta per allungare il brodo. Sì, sì, esatto. Dexter, quello, non so se l'avete visto. No, la serie no. Clamorosa, Simo, clamorosissima. Esatto, per me è una delle serie più belle che ho visto. Dexter, sì, sì. Però so, mi pare, se non sbaglio, Valerio, sono 5 stagioni, no? 9. Sono 9, cioè. Sono 9 stagioni, ragazzi. Anche meno. Io l'avevo lasciata alla quinta, sesta, e diventava un po' monotona. Poi l'ho ripresa dopo un po' di tempo, perché ho detto, senti, fammi finire. Devo dire che l'ottava e la nona sono belle, però poi mo stanno a rifare un'altra stagione, calcolo, ho detto. Infatti stavo leggendo che dovrebbe essere in produzione, no? Sì. Vabbè. Quella sì. È una questione solo per anche per l'incasso, insomma, non è che c'è altro. Ma sì, per roba dei diritti, un po' come tutti i live action Disney, no? Ogni tot anni rifamo il live action, ne so, guarda Mulan, guarda Re Leone, perché i diritti sono scaduti, non possono più usare quel marchio. Aladdin, cioè. Aladdin. Smith che fa il genio. Che poi, secondo me, quello è pure uno dei più riusciti, tra sì, non male, devo dire la verità, non male. È stato, sì. Ma un po' Mulan forse è stato un po' veramente particolare, cioè non hanno proprio ripreso tanto dal cartone, tranne proprio, diciamo, così c'ha pure più senso fa un live action che è completamente differente dal cartone, però Il Re Leone, per dire, è identico. Il Re Leone è proprio identico, l'hanno rifatto scena per scena, sì. Non lo so, pazzesco, è vero. E niente, abbiamo affrontato tutti gli argomenti possibili? Ci siamo? O avete qualche perplessità prima della notte? Della lunga notte. La lunga notte. Io vorrei lo spoiler della buonanotte, da parte di Francesco. No, mi serve proprio. Allora, un piccolo spoiler, piccolino, dai, lo possiamo fare uno piccolino? Dai, uno mio. Salutiamo Seba, ci abbandona. È più grigio, è più tutto. Io sono arrivato in ufficio a Francesco e ho detto, comunque, a me la serie da Marvel mi fa veramente schifo. Poi, in realtà lui... è tipo girato, come detto, non capisci un però a me mi ha dato fastidio proprio le risatine sotto. Ma secondo te avrebbero fatto tutta la serie così? So. Però adesso, dopo che mi avete detto che è una grande serie, adesso mi è venuta voglia, quindi... Nemmeno io, sì, questo discorso della sitcom, infatti io non guardo le sitcom, non mi piacciono nemmeno The Big Bang Theory, che comunque... Ma Marvel non potrà mai fare una sitcom. Cioè, infatti, leggevo che, diciamo, hanno voluto fare una lettera d'amore alla televisione, alla storia della televisione. E quindi facendola partire dalle vecchie sitcom come si facevano una volta, e quindi dice che la prima puntata c'era il pubblico veramente in studio, e poi trasformando e adattandola al mondo Marvel. Quindi non pensare che sia una sitcom tutta la serie, no. Però è interessante pure per quello, perché comunque magari io ho riscoperto invece alcune cose che sono carine, nel senso che fa pure ridere in alcuni momenti delle prime puntate, loro due che si insultano, comunque questa coppia particolare. Le prime puntate. Sì, oppure dici, perché come se non si rendessero conto un po'. Sì, sì, ma è anche geniale che iniziano le prime puntate in 4/3, proprio appunto. Pian piano diventa 16 noni, sì, diventa sì, colori, sì. Cioè è geniale. È vero, ma era lo spoiler. La scenografia dice,
lo doveva fare, lo doveva fare, cioè comunque alla fine sicuro. Guarda come va a finire, guarda come va a finire. Dice, si hanno preso, raccolto tutti gli oggetti dalla vecchia Hollywood, da quello che c'era sui set della vecchia Hollywood, e hanno ricreato queste stanze, queste piccole stanze di questa casa, e quindi ambientata, e ci sono tante cose che rimandano proprio agli anni 50-60 che a me affascinano tanto, nel senso che ultimamente mi piace anche rivedere, come dicevo prima, sia film vecchi che nero, che comunque lo stile vecchio, che riprende lo stile vecchio. L'altro giorno ho cercato su Netflix Black and White, c'era tutta una serie di film in bianco e nero che magari non conoscevo, alcuni sono pure carini. Io mi sono andato a rivedere Metropolis, che sta su Prime Video, la prima versione. Vero. Metropolis. Però appunto è pesante. Senza dubbio. Metropolis, aspetta. Mamma mia. No, Simone, come avevi detto, come hai sentito da quel film che dicevi prima, del dialogo? Ah, The Severance, il servo, Joseph Losey. The Severance, Ah, in realtà io sono più ferrato un po' sui film, diciamo, vecchi. Che sono, no, in realtà non l'ho visti tanti per storia del cinema, ce l'hanno fatti tantissimi di... Io ti dico, La parola ai giurati, non so se l'avete mai visto, del 56, tutto ambientato dentro sta stanza di questa giuria durante un caso, un omicidio, e è un film sulla scelta di questi 12 giurati se dare questo verdetto di colpevolezza o innocenza a questa persona. All'inizio 11 persone sono decise a dire quello è colpevole, perché tutti diciamo l'arringa dell'avvocato, tutte le strade portano alla colpevolezza di questo. Il 12° giurato si dice ragionevole dubbio, si fa prendere da questo ragionevole dubbio, e piano piano tutto il film lui, non mi dico la fine, non mi spoilerò niente, però riesce a convincere del fatto che quello potrebbe non essere l'assassino, e quindi si ribalta la decisione, ma è fatto molto bene. Poi tutti attori che negli anni 80 sono diventati famosi, che invece negli anni 50-60 erano più giovani. Da recuperare, La parola ai giurati. No, ma anche sul film che si basa sul dialogo, mi colpì tantissimo anche In linea con l'assassino. Bello. È un altro filmone che veramente, cioè, nel senso che sono quei film là che là c'hanno una sceneggiatura mostruosa, c'hanno tutta l'impalcatura per arrivare poi al finale, no? Quindi là secondo me è ancora più difficile fare un film, no? Perché chiaramente gli effetti speciali, infatti io, a me piace la Marvel, voi prima ho visto che ne parlavate assolutamente, però gli effetti speciali molte volte in qualche modo sono, no, tappabuchi per delle lacune. Io molte volte li vedo così, no? Non sempre, attenzione, però diciamo che poi se c'è una bella trama con dei dialoghi pazzeschi, a me quel film rimane molto più impresso. Beh, diciamo tipo, che Marvel... Ma tipo Guardiani della Galassia è Marvel? Sì, certo. È sempre fa parte di Marvel. Allora, il discorso che facevi tu, Simone, sì, però là, ferma... Pure troppo, però sì, non mi ricordo il discorso di Simone. Su film tipo Transformers, dove praticamente sono film solo di effetti speciali, quindi non c'è una trama di base. Mentre la Marvel, la cosa bella è che loro proprio hanno voluto creare questo universo che... da 10 anni, quindi dal primo film di Iron Man, hanno voluto fare tutto questo collegamento. Sono quasi 20. Esatto. 2003 mesi Iron Man 1, non so se... No, Iron Man 1 mi sembrava... 2008. È il primo che mi ha già visto ieri sera. Ho iniziato da Iron Man 1.
quindi non è solo effetti speciali, perché se tu li guardi tutti c'è proprio una storia, cioè tante storie che veramente è un mondo, vanno a affezionare i personaggi. Esatto, no, 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 forse la Marvel è l'esempio più sbagliato, però ecco, Transformers è l'esempio perfetto. Transformers, proprio, mamma mia. Sì, è solo effetti speciali, principalmente. Sì, vabbè. Una cosa che non è riuscita a fare invece, quello che ha fatto la Marvel, poi via la DC con i vari Batman, Zack Snyder, con Man of Steel. Non lo so, non so se che ne pensate voi di Man of Steel, magari Batman di Superman, lì proprio stiamo, non lo so. No. Parco giochi, dai. Cioè, nel senso che quel film lo vai a vedere al cinema, c'è un senso, ma... No, ma io poi giro ancora rido perché, appunto, hanno fatto il film e poi loro non si uccidono più perché hanno la mamma che si chiama Marta. Lo sapevo che andavamo a sbattere lì, alla fine andavamo a di Superman è quello, basta. Immagino sempre lo sceneggiatore, no? Che sta là, dice, ma come cazzo gli faccio a fare pace questi due valori? Poi vai a vedere, oh, Marta e Marta, fermi tutti, sono i due. Cioè, lo voglio vedere, capito, quando gli è venuta l'idea. Mamma mia. No, vabbè, assurdo, clamoroso quello, dai. Però non vedevo... è paragonabile a Marvel, insomma, a DC, dai. Non, hanno voluto provare anche con Justice League a fare l'Avengers, diciamo, della DC, però non arriva. Cioè, assolutamente per... no, assolutamente no. Vediamo, sai, magari mi sono piaciuti, sai, la Suicide Squad della DC. Sì, quello sì, perché era particolare, quello sì. Shazam, con Shazam hanno fatto già qualcosa di meglio. Divertente, sì. Vero. Però appunto non fanno parte di questo universo che hanno fatto loro, che poi sono il Justice League praticamente, cioè comunque sono film ancora separati un po' comunque non è mai qualche riferimento qualcosa non lo so, toccherà pure la Zack Snyder a Justice League. Adesso quando dovrebbe uscire? Questo mese mi sembra, marzo, esce esatto. 18 marzo mi sembra. Che sono quanto? 2 ore e 40 di film. 4 ore di firma. 4 ore di firma. Speriamo. Allora, raga, io direi che ci siamo avvicinati alle 2 ore e direi che possiamo lasciarci con questi... con questa bella chiacchierata, questo scambio di idee e di opinioni che ci siamo fatti, e diamo appuntamento a tutti su Phage Network, dove pubblicheremo i vincitori, l'elenco dei vincitori nelle varie categorie dei Golden Globe, e farei un ultimo giro di ringraziamenti. Io vi ringrazio a tutti per la partecipazione, perché punterei a rifarla una chiacchierata. Ah, molto... sì, dai, tanto ci siamo messi a confronto. Ci stanno sempre... La rifacciamo quando Sebastian ha visto WandaVision, così non ci sono più. Vero, Seba, che te la facciamo 2 ore di spoiler a manetta, li facciamo tutti. Per chi non ha visto WandaVision, non seguite la prossima live. Mamma mia. dai su, però bisogna rifarla, perché comunque è sempre bello mettersi a confronto e parlare di cinema, soprattutto in un periodo che di cinema purtroppo ne viviamo pochissimo. Davvero vero. Quindi dai, magari una settimana, non so, potremmo vedere, non lo so. Va benissimo, ragazzi, è stato un piacere. Grazie. Pure per me è stato un piacere, grazie anche perché mi avete fatto poi vedere dei film che altrimenti non avrei mai visto, devo essere sincero. Però no, perché in realtà poi, ecco, uno poi li deve pure andare a cercare, no? È difficile poi questo periodo, no? Andare a cercarsi dei film, se no vai al cinema. Quindi, vero. Oppure c'è Valerio che li trova dentro l'armadio, apre... Va bene, ragazzi, allora, grazie a tutti. Buona serata.
buonasera, buon proseguimento. Ci aggiorniamo per la premiazione, per i vincitori, oh, i vincitori del Golden Globe e per le nomination degli Oscar, ragazzi, che si avvicinano anche gli Oscar. Davvero, bravo. Vedo l'ora. Bene, grazie, ciao, a tutti. Ragazzi, grazie. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, ciao.